18esima giornata del campionato di promozione 2011-2012. Il Nicosia affronta Lenzo Grasso di Siracusa. Natale Serafino de farà meno dello squalificato Tomaselli e schiera Castro Giovanni Conticello, De Carlo Nocera, Romano Spartano, Bruno Miceli Sciuto, 25 Alessandria. Risponde Cosimo Messina con Carucci, Bellofiore, Porchia, Bruno Frittitta, Rizza, Giummo, Mirko Saraceno, Carrabino, Linares, Cristian Saraceno. Ottima cornice di pubblico e entusiasta per i risultati fin qui conseguiti dai biancorossi del presidente Enzo Campione. Prima azione per Lenzo Grasso, calcio d'angolo di Linares e Castro Giovanni anticipa Mirko Saraceno. Risponde il Nicosia con una sgroppata sulla sinistra di De Carlo che riesce a tirare senza centrare lo specchio della porta. Al 14esimo punizione di Miceli che si insacca alla sinistra di Carucci, tiro balisticamente ineccepibile e secondo capolavoro consecutivo del fantasista catanese. Continua il Nicosia a macinare il gioco, ancora Miceli che scambia con Sciuto, ma questa volta Carucci para il tiro del biancorosso. Bella combinazione al 23esimo da un'azione sulla sinistra di De Carlo che scambia con Miceli. Parte il cross che trova libero 25, il centrocampista non si fa pregare ed insacca la sua seconda rete stagionale ed il secondo gol odierno per il Nicosia. Timida reazione degli Aretusei con una punizione di Linares che termina di poco al lato. Bell'azione di Alessandria sulla destra che cross in aria, ancora una volta 25, tira, ma questa volta non c'entra lo specchio della porta. Continua il Nicosia le sue azioni da rete, questa volta il cross parte da 25 verso Bruno che clamorosamente fallisce l'appuntamento con il gol solo davanti a Carucci. Ultima azione ancora per i biancorossi, punizione di Miceli che termina alta sopra la traversa. Inizia il secondo tempo con il vantaggio il Nicosia per 2-0, ai più il risultato sembra anche risicato rispetto alle azioni appunto da gol portati in avanti dai nicosiani. Punizione di Linares in aria, un'incertezza tra Castro Giovanni, Nocera e Spartano e a momenti ne approfitta Frittitta per accorciare le distanze. Al 60esimo il Nicosia chiude l'incontro, 25 si invola sulla sinistra, entra in area ed insacca la sua doppietta personale ed il 3-0 per i biancorossi. Esultanza per il trequartista ex del Mister Bianco alla sua prima doppietta stagionale. Reagisce Lenzo Grasso, punizione di Linares, Castro Giovanni anticipa di pugno, gli avanti a Retusei, da fuori area Mirko Saraceno spara di poco sopra la traversa. Anche Sciuto tenta di trovare la via del gol, tiro da fuori. Aria che Carucci spedisce in angolo sul corner battuto da Catania, colpo di testa di Alessandria e Carucci anticipa Sciuto. Al 70esimo anche Lenzo Grasso segna con un colpo di testa di Carrabino. Nessuna emozione fino alla fine quando Miceli trova libero Sciuto che si invola in aria, la difesa si schiera prontamente a fermare il bomber nicosiano. Vola qualche parola di troppo tra il centravanti biancorosso e Rizza, i due vengono ammoniti dal signor Costanza, ma Sciuto, essendo la sua seconda ammonizione, deve lasciare in tempo il terreno di gioco. Brutta tegola per il prossimo incontro che il Nicosia dovrà disputare tra le mura amiche. Fischio finale e partita che termina sul 3-1. Nicosia, la sua terza vittoria consecutiva, si stabilizza verso le zone alte della classifica. Prossima domenica riposo per via della redazione del Paternò e tra due domeniche ancora in casa contro il Real Niscemi.